da parte di noi musicanti, specie noi musicanti leggeri, insomma, voi sapete che quasi sempre ci prestiamo a operazioni di questo tipo anche per scusarci del nostro successo, molte volte anche immeritato, quindi abbiamo bisogno di farci vedere un pochino più generosi, perché comunque abbiamo avuto dei privilegi nella vita, è vero, magari ce li siamo anche guadagnati con il lavoro, con la dignità, anche con l'onestà della proposta, però comunque insomma stiamo meglio di tante altre persone. E spesso cosa facciamo? Però insomma diciamo che in un ideale esercito di buona volontà noi non siamo i fanti, quelli che comunque conducono la battaglia giorno per giorno in mezzo al fango, in trincea, siamo i trombettieri, siamo quelli che suonano la carica. Questo concerto serve un po' a questo, insomma, a risvegliare un po' in questa sensazione anche un po' torpida, anche un po' rassegnata della comunità in generale, che è vero che si adopera, perché anche in occasione del terremoto c'è stato un grande concorso di offerte, però poi c'è il rischio che oltre al solido, al soldo, poi venga a mancare la cura di ogni giorno, l'attenzione. Io ho fatto una piccola visita 2 o 3 volte anche in occasione all'Aquila, andai lì anche con una chitarra, come potrei fare con una chitarra a Baghì, ma chi viene colpito tutto a un tratto da un dramma come questo si trova per alcuni giorni nella sensazione, oltre a magari a un dramma personale, a volte proprio la tragedia di qualcuno che non c'è più, un parente o una casa che è venuta giù, il lavoro di tutta una vita che è sparito in un istante, ma si trova addirittura già nella paura di essere poi ancora una volta abbandonato, cioè vive un momento di comunque in cui sente che c'è una società che gli sta intorno, che gli vuole bene, ma la paura grande, il terrore è, tant'è che dicono quasi sempre quando è lì non ci abbandonate, non ci lasciate soli, perché già si prevede che prima o poi questa cosa si dissolva. E allora ecco, più che gli exploit ci vorrebbe una costanza, cioè dovrebbe essere un lavoro duraturo, dovrebbe essere un lavoro di ogni giorno. Noi facciamo tante raccolte di fondi e cose, però ecco, se già si stabilisse che pagare le tasse è la prima raccolta solidale che una comunità deve fare, stranamente poi molta gente magari la domenica la messa mette l'offerta dentro il bussolotto e poi va dal commercialista per cercare di fregare lo Stato, non lo so, nello stesso modo. Quindi cercare anche di recuperare una coerenza dei gesti, insomma una coscienza che sia indirizzata verso l'idea che stare insieme significa questo, perché altrimenti se no è meglio che ritorniamo in un feudo, non un feudalesimo nuovo, e cosa che tra l'altro qualcuno teme che accadrà prima o poi.